Ciao ragazze! Oggi vediamo come valorizzare con il trucco i diversi tipi di occhi e correggere eventuali imperfezioni. Se non sai a quale tipologia appartengono i tuoi occhi, guarda il mio video precedente, così conoscerai forma, distanza, profondità e dimensione dei tuoi occhi. Iniziamo con gli occhi monopalpebra o occhi orientali. Negli occhi orientali l'osso del sopracciglio è meno definito, quindi lo scopo del trucco è dare l'illusione di definizione sulla palpebra mobile, utilizzando un ombretto chiaro, uno medio e uno scuro della stessa tonalità. L'ombretto medio va applicato dove si vuole creare l'illusione della palpebra mobile. L'ombretto scuro crea la profondità dell'osso sopraccigliare, mentre l'ombretto chiaro si applica sotto le sopracciglia per illuminarle. Una matita nera che sottolinea la rima interna inferiore degli occhi li allunga e crea uno sguardo sensuale, ma va evitata se gli occhi sono molto piccoli. Il mascara è tassativo per volumizzare le ciglia, da piegare sempre con il piegaciglia, e eventualmente si possono applicare anche le ciglia finte. L'occhio monopalpebra è un'ottima tela per disegnare l'eyeliner nel modo giusto. Basterà creare una linea che parte molto sottile dall'interno dell'occhio e si spessisce via via verso la fine dell'occhio, fino a creare una piccola curva verso l'alto. L'importante è che la linea non deve essere troppo spessa, se non a partire dalla metà dell'occhio verso l'esterno, o il trucco risulterà strano e pesante. Occhi incappucciati. Gli occhi incappucciati hanno uno strato di pelle che si appoggia sulla palpebra mobile, formando una sorta di cappuccio e rendendola quasi invisibile, soprattutto quando gli occhi sono aperti o quando si ride. Questo tipo di occhi può essere così dalla nascita o può presentarsi con l'avanzare dell'età, quando la pelle è meno elastica e cede. Per valorizzare gli occhi incappucciati è consigliabile mettere in risalto le ciglia al massimo, con tanto mascara allungante e volumizzante. Le ciglia possono rischiare di scomparire sotto il cappuccio di pelle. Ottime le ciglia finte per un make-up d'effetto. La palpebra mobile può essere truccata con un ombretto chiaro, mentre l'ombretto scuro va applicato appena sopra la piega e sfumato verso l'esterno. Questo rende l'occhio più allungato e sensuale e contribuisce a dare più profondità. Un ombretto luminoso all'angolo interno dell'occhio illumina lo sguardo. Un altro trucchetto per allungare l'occhio senza appesantire la palpebra mobile è disegnare con l'eyeliner una linea sottile che da metà dell'occhio in poi si allarga e si piega verso l'alto. Una linea troppo spessa di eyeliner rischia di far scomparire le ciglia e rendere l'occhio piatto. Prova anche a utilizzare una matita da lamina morbida all'interno della palpebra superiore per intensificare lo sguardo. Ci vuole un po' di pratica per arrivare a farlo senza dover continuamente sbattere le palpebre, ma è un trucco perfetto per gli occhi incappucciati. Sfuma l'ombretto anche lungo l'attaccatura delle ciglia inferiori, rende gli occhi più profondi e grandi. Occhi all'ingiù. Gli occhi all'ingiù, se non sapientemente corretti dal trucco, rendono lo sguardo distante e malinconico. Le palpebre superiori sembrano pesanti e l'angolo esterno dell'occhio punta verso il basso, ma è sufficiente imparare qualche piccolo stratagemma e in poche mosse potrai trasformare i tuoi occhi in dolci e sensuali. Meglio prediligere sfumature che si sviluppano in verticale e che diano l'impressione di allungare e alzare la parte finale dell'occhio, rendendo lo sguardo maggiormente intrigante e magnetico. Per farlo scegli un ombretto opaco, meglio se scuro per creare un effetto di profondità. Stendilo nella piega palpebrale e degradalo verso le tempie solo nell'ultimo terzo dell'occhio. Un'altra valida alternativa per correggere questa tipologia di occhi è quella di contornarne con una matita nera la forma e di abbassare enfatizzando la zona del dotto lacrimale, così da bilanciare la simmetria che si nota orizzontalmente. Ad eccezione di questa tecnica è assolutamente sconsigliato truccare la parte inferiore. Quindi niente cajal scuro all'interno della rima palpebrale, niente ombretto o matita sul bordo ciliare inferiore e niente mascara sulle ciglia inferiori. Questo perché qualsiasi colore scuro applicato in questa zona la abbasserà ulteriormente. Vi consiglio solo una linea di matita color carne all'interno della rima per ingrandire l'occhio. L'eyeliner può essere un valido alleato per contrastare gli occhi all'ingiù, ma attenzione, deve essere applicato con precisione perché l'errore di tracciare la linea seguendo l'occhio enfatizzerà semplicemente la sua tendenza all'ingiù.
L'ideale è tracciare una linea molto sottile all'angolo interno, ispessendola notevolmente a partire dalla metà della palpebra. Per un effetto lifting dell'occhio, arrivati poco prima della fine dell'occhio, realizzate il flick facendo un triangolo orientato verso l'alto. Scegliete un eyeliner nero oppure colorato, così da vivacizzare ancora di più lo sguardo, che di per sé tende ad apparire spesso malinconico e stanco. Per finire, ricordate di piegare sempre con attenzione le ciglia prima di procedere con il mascara. Occhi all'insù. Gli occhi all'insù caratterizzano il volto conferendogli un aspetto orientaleggiante. Il trucco va impostato seguendo il loro disegno, ricordando però che se la forma viene esasperata può indurire lo sguardo o renderlo un po' troppo altero. Nel caso l'espressione risultasse eccessivamente intensa, va ammorbidita con il trucco. Ecco come. Delinea il bordo palpebrale superiore e inferiore partendo dalla metà dell'occhio verso l'esterno. Con la matita scurisci anche la piega palpebrale superiore fino all'angolo interno in direzione della radice del naso e sfuma. Applica un ombretto chiaro o mediamente chiaro sull'arcata sopraccigliare, cercando di orientare la sfumatura scura verso il basso della tempia. Occhi rotondi. Gli occhi tondi sono occhi da cerbiatta, grandi e magnetici, ma spesso non si sa bene come truccarli per renderli anche seducenti e femminili. Un po' meno da cucciola e un po' più da femme fatale. L'obiettivo del trucco è quello di allungare visivamente la forma dell'occhio, addolcendo la rotondità. Applicate la matita nera da metà occhio fino all'esterno, terminando il tratto leggermente all'insù. Sfumate bene con un pennello, insistendo con il colore soprattutto sull'esterno dell'occhio, per renderlo più da gatta. Applicate poi la matita sulla rima inferiore delle ciglia. Se non siete le prime armi, potete anche cimentarvi con l'eyeliner e con una magliante Cat Eye. Scegliete un ombretto scuro, grigio piombo ad esempio, per colorare la parte esterna dell'occhio e realizzare un leggero smokey, applicandolo anche sulla rima inferiore. Applicate poi un ombretto più chiaro, color argento o perla, nella parte interna dell'occhio per creare un punto luce. La stesura del mascara può fare davvero la differenza. Sceglietene uno per definire le ciglia e applicatelo partendo dalla radice e tirando verso l'esterno occhio, in modo da direzionare le ciglia a lato. Occhi a mandorla. Gli occhi a mandorla, pur essendo già molto belli e grazie ai loro tratti armoniosi, si possono ulteriormente valorizzare intervenendo con il giusto tipo di make-up. È sempre meglio non esagerare e mantenere l'occhio il più naturale possibile, sia nella forma che nel colore. Gli ombretti più consigliati sono quelli dai toni scuri, in particolare se si vuole dare profondità allo sguardo. Per prima cosa partiamo dal trucco più semplice. Utilizzando l'eyeliner iniziate tracciando una linea abbastanza sottile, partendo da quasi metà occhio, lasciando libera la parte interna per non chiudere lo sguardo. Man mano che vi avvicinate alla coda dell'occhio, cercate di ispessire leggermente la linea. Tracciate adesso una piccola coda all'insù per terminare. Infine, un'abbondante passata di mascara nero e se necessario utilizzate anche un buon piegaciglia. Un altro modo per valorizzare gli occhi a mandorla è l'ombretto in polvere, meglio se opaco, e anche in questo caso il consiglio è di utilizzare colori scuri, non necessariamente il nero, ma piuttosto dei marroni molto caldi per creare delle sfumature, donando sì profondità e armonizzando lo sguardo, ma mantenendolo molto naturale. Sfumate l'ombretto verso l'esterno dell'occhio e sottolineate questo tratto applicando un ombretto dal tono un po' più scuro, accentuando la coda finale. Se avete un occhio abbastanza grande, utilizzate all'interno una matita nera, sia nella parte inferiore che quella superiore, e terminate con una leggerissima linea di eyeliner sulla palpebra, iniziando da quasi metà occhio fino alla fine. Se invece avete gli occhi molto piccoli, evitate di mettere la matita interna nella parte inferiore, ma limitatevi alla parte superiore con un tratto leggero. Infine, terminate il vostro make-up con il mascara. Seguite la seconda parte del video per conoscere il trucco per occhi ravvicinati, distanti, infossati, sporgenti, piccoli e grandi. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!